Ball, smettila di usare i miei bikini per lanciare le arance addosso a tuo padre. Ma cosa? Yoko, quando ti ho detto di pulire la tua stanza non intendevo mettere tutto in lavatrice. Ah, qui non c'è mai un attimo di pace. Ora dov'è finito? Gumball, perché la vasca è piena di bibita al lampone? Deve aver tentato di creare una specie di idromassaggio fatto in casa. Non fa niente. È importante incoraggiare la creatività dei bambini perché... Sei stato tu, vero? Sì. Gumball, come sei riuscito a portare in casa sia sabbia che neve? Non voglio sapere come hai fatto ad arrivarci. Gumball! Gumball! Cavoli, Richard, prendi la rete da caccia, è fuggito di nuovo! Sono qui! Per tua fortuna sei adorabile, altrimenti ti avrei già venduta al gran circo. Cos'è un circo? È come la nostra famiglia, ma si paga per vederlo. Accidentaccio, la 27ª volta! Anch'io ero una bimba vivace, ma lui si muove a velocità sonica. Mangia! Col potere del pranzo ti ordino di mangiare! Col potere del pranzo ti ordino di mangiare! Ah, ho ucciso il suo appetito! O forse peggio! Shh, finalmente è crollato! Svelto, dormi finché puoi! Sveglia di nuovo! Oh, così non può andare! Fermo un attimo! Pensi anche tu quello che penso io! Prendiamo una macchina del tempo e impediamoci di fare... Prendiamo un bel animaletto! È un'idea grandiosa! E poi l'abbiamo avuta entrambi! Non si muove da più di 13 secondi. E non c'è pastina attaccata al soffitto? Bene, tesoro, come lo chiamerai? Darwin! Cosa? Ma lì c'è scritto Jepox Frood. Forse è il momento di mandarti a scuola. Sai, amico, dalla tua espressione capisco che ti stai facendo un sacco di domande importanti, tipo se mangiassi me stesso diventerei grande il doppio oppure sparirei. Ah, grazie al cielo qualcun altro che ascolta le sue domande. Lo so, mi è uscito il sangue dal naso quando mi ha chiesto se la luce era più veloce, perché il buio arriva prima? Mi si stanno sciogliendo i muscoli. Cosa ci succede? Ci stiamo rilassando per la prima volta in 4 anni.